specie umanitaria. Avrete sicuramente visto di cosa sono capaci gli uomini quando non ci sono conseguenze. Ma ve lo dico subito, per quanto possiate razionalizzare o desensibilizzarvi, nulla può prepararvi a il sogno. La sua religiosità si avvicina pericolosamente alla mania. Ha fatto voto di povertà e castità, non lo fa per le donne o per i soldi, lo fa per il potere. È una task force di CIA, DEA e JSOC. Sarò il vostro agente responsabile. Iniziamo l'operazione Kingslayer. Il briefing parlava di un contingente locale. I Qataris 26. Un gruppo ribelle che lotta contro l'Unidad e Santa Blanca. All'atterraggio incontreremo il loro leader, Pak Qatari. I boliviani non amano gli Yankee, ma stavolta speriamo che il nemico del nostro nemico sia un amico. Non abbassate la guardia, non si sa mai. Ma non ho capito cosa ti riferisci. Quattro soldati. L'aiuto che hai promesso. La parola di Sandoval. Se muore uno Yankee, voi mandate subito un pugno di soldati. A me appariva subito, non so lì dove lo devi andare a vedere. Dove trovo centinaia di soldati? Come americani noi non siamo qui, ok? Questi soldati sono le forze speciali migliori del nostro paese. Con loro non serviranno centinaia di uomini. Conosci la parola Ubris, signora Bowman? Lui è Pak Qatari, leader del gruppo dei ribelli Qataris 26. Ci aiuterà a destabilizzare l'organizzazione del Santa Blanca. Sono 6 anni che combattono il Santa Blanca e i funzionari governativi corrotti. Coordineremo i bersagli. Non c'è tempo ora. Noi sappiamo dove si trova Amaro. Amaro? Dov'è? Io non lo... No. I fondatori del Qataris 26. Sarà così? Io non... Io a me è arrivata pura, non mi è arrivata tramite invito. Non so, non vedo come ti appare a te. Non saprei dove andare a vedere. È la corruzione del governo. Dobbiamo salvare Amaro. Se voi ci darete una mano, allora io inizierò a fidarmi. Dov'è? Non ne siamo sicuri. Sappiamo che si trova in questa provincia e che c'è un tenente del Santa Blanca che sa dov'è. Chiamo l'ISA per vedere se riescono a ottenere qualche informazione in più. Cercate il tenente e tenetemi informata col telefono satellitare. Buona caccia. Salvare Amaro è importante per la nostra causa. Quindi non uccidere il tenente del Santa Blanca prima di fargli le domande giuste. Gente, guadagniamoci la pagnotta. Ora si fa sul serio. Io non mi sento a mio agio a lavorare con Pak Qatari e quei ribelli. La loro ideologia prevede sempre un sacco di cadaveri a terra. Come te la senti questa operazione, Nomad? Alla fine è una missione di vendetta. Vediamo. Mantieni A per unirti a una sessione COP pubblica. Nella politica locale, nella pioggia di piombo del cartello. Primo obiettivo... Sessione... Volevo mettere i sottotitoli.
Che spalma inviti a Gugu? Titoli. Allora, vediamo un po' questo. Cambia arma. Ok. Per ripararsi. Porca. La mappa. Prova il tenente di Santa Blanca. Non sei riuscita a accedere alla beta, al codice? Non lo trovi? Cosa ti dà l'email, scusa? Ma io non ho scelto questa... Ok. Minchia. Io non l'avevo messo così il personaggio comunque, ma ha fatto tutto nero. Che puttana. Ma io non l'ho fatto così il personaggio, ma l'ha fatto tutto nero. Madonna Cristo però. Guida. Vediamo un po' di mezzo. Arriveremo tutti alla vecchiaia e meritiamo di vivere gli ultimi anni nel comfort. Il cartello aiuterà gli anziani, a patto che non abbiano mai collaborato. Frena a mano, luci. Anche la radio. Thank you.
Ah, c'è un po' di cali di frame però. Non è proprio fatto. Sicuramente su computer renderà molto ma molto di più. Un attimo, c'è attività ostile. Io non lo so, io a me è arrivata pura, non mi è arrivata con l'invito. Beh, se non vedo con i miei occhi dove andare a cosare, io non so dove andare a premere. Per usare il drone, per usare il binocolo. Prova a vedere se ti scappa fuori il codice. Accucciati con via, ricevono furtivo, le frecce rilevano. Vedo un secondo bersaglio. C'è un bersaglio con mitra. Ietta. Sì, ma il... Come cazzo lo metto il... Anastasi. Ciao Dante. Vedo il bersaglio, muoviamoci. Decisione. Hello?
ricevuto. Bersagli marcati, in attesa. Ci siete? Aprite il fuoco! D'accordo. Bersaglio a terra. Ora vado a prendere. Merda. Attacco il nemico. Interroga il tenente. No, cazzo, mi siete fatti scoprire come dei piccioni. Basta, basta. Stava pagando le tasse al cartello. Coopere i todos al drapien. Via libera. Ok, stronzo. Rispondi alle mie domande o ti ficco un proiettile nella pancia e morirai nella tua merda. Lo intiendes? Calmati, cabron cazzo! Che cosa vuoi? Amaru, dove lo trovo? Stai scherzando? Tutto per questo? Ma sì! È alla Toyo Farm. Va pure. Così vedi cosa facciamo a chi si mette contro di noi. A quelli come te. Dobbiamo fare in fretta. Amaru è vecchio. Non durerà a lungo sotto tortura. Merda, se lo stanno già lavorando da un po'. Oh, c'è il rischio che sia morto ormai. Forse o forse no. Amaru è una figura chiave dei ribelli. Il cartello lo terrà in vita finché non riuscirà a scoprire quello che sa. Non possiamo rischiare. La posta in gioco è troppo alta. Muoviamoci. Le menti chiuse e prevenute vi diranno che la Santa Muerte è una religione tetra, morbosa e pericolosa. Io dico... Cina da santo. P416. Stati fassi. Da arma, drone, jet. Parare, no. Muoviamoci. Il cartello non starà certo con le mani in mano mentre cerchiamo di salvare Amaru. È da sempre uno dei più grandi tabù dell'umanità. E i tabù sono fatti per essere infranti. Il personaggio me l'ha fatto casuale, perché io non ho scelto. Perché facciamo festa durante la celebrazione dei santi? La Santa Muerte è il tetroma sensuale angelo della morte. E la rappresentazione della morte è un'affermazione della vita. E la vita,
quella vera, non quella moderna, la verdadera vita. Risuona con la forza delle tempeste. Marchiamo i rifornimenti, così i ribelli li verranno a prendere. Oceani. È questa l'esperienza che incarna la Santa Muerte. Venite da noi a conoscerla. Venite a venerarla, adoratela e amatela. Vi aiuterà a diventare delle persone migliori. Non accettate la vostra vita così com'è. Diventate qualcosa un attimo, di Guido più io. Grande che la Santa Muerte vi benedica. Amen. Oi, algo especial. Il vostro DJ Perico è al telefono con la Dea delle Dee, l'elegantissima e stupenda Nidia Flores. Mamacita de mi vida, la reina de belleza, la reginetta, benvenuta. Gracias, Perico. È un piacere parlare con te. Vuoi confermarmi o smentire queste voci elettrizzanti che circolano su un uomo sottomarino al quale starebbe lavorando El Cerebro? Sì, non è male, Dante. Sì, ma ti dovrebbe dare il codice, lo puoi riscattare sia dal computer che dalla One. Dovrei aprire qualche sezione, qualche pagina. Avviciniamo all'atollo Forna. Ricordate, molti di questi sicari sono ex militari. Identificate i bersagli. Se Amaru viene ucciso da un proiettile vagante, l'operazione Kingslayer finisce ancora prima di iniziare. Andiamo. Soldato del cartello, accanto alla baracca. Il drone è partito. Bersaglio marcato, occhio a dove sparate. Con quello sono 5. Qua una portata del minimo.